Beh, penso che ora non ho i dati precisi, però a noi mi sembra che ad oggi abbiamo fatto 3 punti in meno rispetto al cammino dell'andata. Io credo che Padova e Perugia su Tirol abbiano fatto un campionato strepitoso per punti perché non ho grossa memoria storica, ma è difficile trovare in campionati a 38 squadre, scusa, a 20 squadre con 38 partite, 3 squadre a 3 giornate alla fine sopra i 70 punti. Quindi, in pratica, rispondendo alla tua domanda, credo che Padova abbia fatto un grande percorso. Aggiungo questo, che è una considerazione sempre mia personale. Le prime tre sono sopra la media di 2 punti a partita, quindi insomma secondo me hanno fatto un percorso importantissimo e noi abbiamo i punti che probabilmente meritiamo di avere e siamo lì, siamo stati lì, siamo lì e domani c'è una partita importante e bella, però credo che il Padova per i numeri che ha fatto, miglior attacco, miglior difesa, abbia corso più di tutti. Ma senza dubbio, è una partita che oltre a darti punti può darti anche una spinta per la parte finale del campionato e per i playoff. Quindi è una partita stimolante, bella, sono quelle partite che io penso tutti vorrebbero giocare e quindi ha tanti aspetti e ha un valore che va al di sopra del risultato stesso, ma anche va, come hai detto te, a toccare tante altre componenti e corde del nostro campionato. Ma noi l'abbiamo utilizzato qualche volta, mai dall'inizio, solo a partita in corso. Abbiamo delle certezze giocando con un centrocampista basso e due mezzali. Credo che non partiremo dall'inizio il 4-4-2, anche se è un modulo che ti può dare equilibrio, è un modulo che ti può dare la possibilità di giocare con due play, con due mediani, però anche è anche vero che non abbiamo esterni veri di ruolo, quindi potrebbe essere cioè come è stato durante le partite in cui l'abbiamo adottato in corso, è stato un 4-8-2 un po' atipico con due mediani e due mezzali piuttosto che due esterni. Ma purtroppo non abbiamo Mario Rabiu che comunque ha risentito un piccolo affaticamento e va gestito in maniera diversa, non ce l'abbiamo domani. E poi in linea di massima tutti gli altri sono a disposizione, recuperiamo Mignanelli che ha scontato il turno di squalifica, anche gli altri stanno tutti bene, poi come sempre quando arrivi in questa parte della stagione qualcuno è stato gestito, qualcuno ha saltato qualche allenamento, però in linea di massima sono tutti disponibili.